Sì, grazie Presidente. Era 15 giorni fa che abbiamo accolto in questo Consiglio regionale l'associazione Mondo Che Vorrei e quindi questo atto va innanzitutto a riprendere la mozione presentata in quell'occasione dall'associazione Mondo Che Vorrei, e questo è proprio uno dei punti all'interno di questa mozione. Allora, volevo iniziare con la lettera che la Daniela Rombi, presidente dell'Associazione Vittime dei Familiari di Viareggio, Il Mondo Che Vorrei, ha scritto al presidente Napolitano, ex presidente, ancora presente. Perché il capo dello Stato ha firmato l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro all'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Moretti? Lo chiede a Daniela Rombi, presidente dell'associazione Vittime e Familiari di Viareggio, Il Mondo Che Vorrei. Questa, per inciso, alcune parti dello scritto. Le scrivo questa, presidente, per chiedere un incontro per conoscere le motivazioni che hanno indotta a firmare il conferimento dell'onorificenza di Cavaliere del Lavoro a Mauro Moretti, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato. Noi familiari ci chiediamo perché ha firmato quell'onorificenza. Sicuramente la decisione non è stata sua, sarà stato proposto da altri perché il signor Moretti ha fatto bene il suo lavoro, perché ha risanato i bilanci delle Ferrovie dello Stato. Ma sappia che quei bilanci sono stati risanati anche col sangue dei nostri cari, perché si è scelto di tagliare e di risparmiare sulla sicurezza. Le chiedo gentilmente di riceverci in modo da poter con franchezza avere delle spiegazioni che ci aiutino a superare il dolore e lo sconcerto che questa situazione, se mai ce ne fosse stato bisogno, ha gettato su di noi. Dalla notte del 30 giugno, per 2 mesi, scrive sempre Daniela Rombi, non ho visto la televisione. Il 7 luglio non ero ai funerali di Stato, speravo davanti a una porta di un ospedale che mia figlia vivesse. Dopo nel tempo sono riuscita a vedere quelle immagini, ho visto lei visibilmente commosso ai funerali e una sua foto col disegno che Leonardo le ha donato. Ho anche letto le audizioni che il signor Moretti ha reso al Senato della nostra Repubblica. L'incidente di Viareggio è stato da lui definito uno spiacevole episodio. Oppure, quando accade un incidente in ferrovia, sembra che caschi il mondo. E ancora, le nostre ferrovie sono le più sicure d'Europa, quando invece erano già accaduti incidenti che per puro caso non erano finiti in tragedia e che ancora possono accadere. Ma di che cosa sta parlando questo signore? Noi stiamo parlando di vita, di persone che stavano tranquille nella sicurezza delle loro case, che adesso non ci sono più. E non riusciamo e non possiamo darcene pace. Con questa mozione chiediamo, peraltro come è già avvenuto, che il Presidente della Repubblica, accogliendo la proposta in tal senso del Ministro competente, è già successo che abbia firmato il decreto di revoca per indegnità della decorazione di Cavaliere al merito del lavoro. Riteniamo opportuno che tale revoca debba essere applicata anche all'onorificenza concessa a Mauro Moretti, essendo venuti meno i requisiti originari per la concessione della stessa. Si ricorda infatti che l'ordine cavalleresco al merito del lavoro, inizialmente istituito con regio decreto del 168 del 9 maggio 1901 e oggi regolamento della legge 194-86, prevede, oltre alle motivazioni tecniche per la concessione del titolo, anche dei requisiti cosiddetti morali. Questi, previsti dall'articolo 3, costituiscono condizione necessaria per la concessione e per il mantenimento dell'onorificenza che non è affatto un titolo definitivo, come oltretutto previsto espressamente dall'articolo 13 della citata legge. È quindi sufficiente un'indegnità per incorrere nella perdita dell'onorificenza. Nel caso dell'ingegner Mauro Moretti, ravvisiamo la carenza originaria dei requisiti tecnici per la concessione dell'onorificenza e comunque una sopravvenuta indegnità al continuato possesso di tale titolo. I dati forniti dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, l'ANSF, e i dati Eurostat, e i documenti raccolti dalle associazioni delle vittime degli incidenti ferroviari, documentano, in base a quanto dichiarato dalla senatrice Paglini, che da quando l'ingegner Moretti è stato alla guida delle Ferrovie dello Stato ci sono stati 47 morti fra macchinisti e gli addetti della manutenzione, cui si aggiungono 58 civili morti per cause direttamente imputabili a inefficienze del sistema di sicurezza e prevenzione. E i dati questi sono aggiornati al 2014.
Quindi, per rispetto del dolore dei familiari della strage di Viareggio, e vado a concludere, considerate inoltre i numerosi morti sul lavoro di personale delle ferrovie, spesso causate da gravi carenze e mancati investimenti nella sicurezza ferroviaria, appare inopportuno che l'ingegner Moretti possa continuare a fregiarsi del titolo di cavaliere del lavoro. Sono sicuro, finisco, che non mancherete di condividere e sottoscrivere la mozione, perché adesso occorre una posizione chiara, indefessa, è proprio il momento del fare, come dice un noto comico, che voglia rimettere nella giusta strada le aspirazioni di questo paese, perché il diritto, la giustizia e la morale ritornino veramente ad essere il faro che guida il nostro paese. Vogliamo dire basta o no all'ignavia che ha gestito tutte le stragi impunite in questo paese? Vogliamo o no che siano le azioni a contare e non le parole? Se dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e irreprensibili. Grazie.